Buongiorno, allora perdonatemi intanto per la faccia terribile, c'è il buio, cioè c'è la luce accesa ma c'è il buio totale perché ho le persiane abbassate così evito che entri troppo caldo perché oggi c'è un'umidità pazzesca perché domani dovrebbe arrivare la pioggia, potete immaginare quanto sono felice e quindi sì, c'è un tempo abbastanza terribile e sto esportando il vlog di ieri che purtroppo è venuto piuttosto corto, mi dispiace, cioè, purtroppo per fortuna, non so se cosa voi preferite, però immagino che preferiate dei vlog un pochino più carini, insomma in cui vi racconto un po' più di cose, mentre questo è venuto particolarmente corto, più che altro perché non abbiamo fatto tante cose, soprattutto siamo sempre stati in piscina, quindi sarebbe stato identico a quello del giorno prima e poi comunque siamo state impegnate io e Elvi sia per stare con Marzia, poi sono venuti appunto lei con il fratellino a casa per stare con noi visto che i nostri genitori sono usciti e quindi non ho avuto opportunità di riprendere tanto. Abbiamo finalmente visto Star Wars 6, quindi ci mancano soltanto i prequel praticamente, quindi l'altra trilogia e quell'ultimo nuovo che è uscito al cinema. Io avevo già visto questa trilogia mentre gli altri non li ho mai visti, quindi sono molto contenta di aver completato questo mini rewatch per poter appunto vedere poi la trilogia nuova. Ci sono dei rumori assurdi, c'è un ragazzo che ha rotto la moto, quindi c'è il meccanico che sta facendo mille prove e niente, sono le 2, quindi sto cominciando a vloggare abbastanza tardi, non ho neanche ancora pranzato perché siamo andate io e Elvi alla fine a dormire a casa di mia nonna che abita qua di fronte praticamente perché qui stanno facendo i lavori e quindi la mattina è assolutamente insostenibile. Ieri abbiamo fatto tipo le 3 di notte, l'altra sera che siamo andate a ballare che vi avevo scritto insomma alla fine del vlog e alle 9 ci hanno svegliato gli operai, quindi noi volevamo dormire tantissimo, invece non abbiamo potuto, quindi oggi abbiamo dormito tipo fino a mezzogiorno meno 20, una cosa del genere. Ogni tanto serve e quindi niente, abbiamo fatto colazione a casa di nonna e poi io ho accompagnato Elvi a casa e sono tornata qui, quindi si sono fatte le 2:10, quindi devo ancora pranzare. E oggi in realtà non devo fare tantissime cose, oggi pomeriggio perché devo semplicemente stare a casa perché devo assolutamente mettere un po' a posto la stanza che è nel disastro più totale. Sto rimandando alla stregua veramente di non so cosa il mettere a posto. E quindi oggi devo assolutamente cominciare dalla scrivania perché la scrivania è, non lo so, la devastazione. Stasera. E la cosa carina insomma del vlog, vi giuro che riprenderò, e andiamo al ristorante indiano con Giulia e Daniele, quindi vi farò vedere intanto un po' cosa mangeremo perché io non sono mai stata al ristorante indiano e sono molto curiosa e poi attimi di divertimento, insomma scusate il mento sempre devastato e viene anche Elvi e quindi sono molto contenta che andiamo noi quattro lì, abbiamo fatto questa cosa, questa uscita a quattro. E niente, quindi adesso finisco di esportare questo vlog, poi mi mangio qualcosa, mi vedo l'ultimo episodio di Pretty Little Liars che è uscito ieri e poi comincerò a mettere un po' a posto. Ah, vedete che stoppo alla SB, mi sta morendo il suo nuovo vlog. Ho finito di vedere la puntata nuova di Pretty Little Liars, ma ragazzi è fenomenale, è bellissima, cioè cosa hanno dato a Marlene King? Cioè, dategliele di più che ci piace così. Io faccio parte di quella scuola di pensiero che guarda il telefilm per amore spropositato del trash, perché alla fine a me piace molto come serie, però effettivamente ci sono delle cose totalmente senza senso, quindi non è uno dei miei preferiti. Però effettivamente questa stagione è partita proprio bene, mi piace un sacco, quindi speriamo che continui così la cosa, perché mi piace abbastanza. E niente. Basta, adesso finisco di sistemare un paio di cose qui, vado a mettere di là il piatto che prima ho mangiato e comincio a mettere a posto la stanza perché devo assolutamente, e fuori trapanano perché io sono sexy. Scherzo, mi sono fatta la doccia perché ieri dopo la piscina non sono riuscita a farmela, visto che sono venuti Marzia e Andrea a cena e avevo i capelli che non si riuscivano neanche a toccare per quanto erano pieni di cloro e quindi mi sono fatta la doccia e li ho lavati, ho usato un sacco di balsamo, quindi speriamo che si ridratino e adesso mi do una sistemata per uscire perché non posso andare a cena così. Eccoci, sono
nell'atrio di casa, scusate per la faccia sbattuta, ma sono tipo le 11 e niente, Giulia e Daniele mi hanno accompagnato e io sto andando a casa, devo fare un sacco di pipì e non ho ripreso loro perché era una serata di chiacchiere, però almeno gli ho fatto vedere la cena e niente, adesso vado a casa e così vi saluto per bene. Eccomi, sono a casa, ero corsa a fare la pipì perché stavo per esplodere, abbiamo bevuto un sacco perché lì al ristorante, avete visto, ho mangiato quelle cose che erano un sacco speziate, quindi ho bevuto tantissimo. E tra l'altro non vi ho fatto vedere prima di uscire come mi ero preparata perché siamo passate io e Alfi a prendere un regalo per Giulia e Daniele perché volevamo fargli un pensierino visto che hanno fatto 10 anni di fidanzamento da poco, non so se seguite Giulia, penso che lo sappiate perché l'avrà detto sicuramente. E quindi volevamo fargli un pensierino e allora gli abbiamo regalato a Daniele, abbiamo regalato una sorta specie di arbre magique carino con scritto tipo non parlare con il conducente da appendere in macchina visto che lui guida sempre quando escono, invece a Giulia dei post-it a forma di panda per l'agenda e poi per entrambi uno smart box per degustazione, insomma una cosa di cibo perché sappiamo che loro sono amanti comunque di queste cose un po' gastronomiche. E quindi abbiamo preso queste cose, non facevo in tempo a parlarvi prima e poi appunto come vi ho appena detto non ho ripreso niente con loro perché non volevo levare il tempo, però volevo farvi vedere la cena che alla fine è la cosa più importante, ho mangiato quelle cose che avete visto, allora ci hanno portato come antipasto delle cosine un po' strane, tipo delle scrocchiarelle di mais, delle cose buonissime, tra l'altro con delle salsine tipo una yogurt e menta, una carote un po' piccante e un'altra che era una sottospecie di salsa tipo ketchup, barbecue, una cosa stranissima però buona. Poi io ho preso come Giulia delle, quello che avete visto erano delle polpettine di formaggio in questa salsa che aveva il formaggio fuso, gli anacardi, non mi ricordo che cosa, che non era la panna, che non era niente male e abbiamo preso da smezzare io e Elvi che invece ha preso il pollo al curry, abbiamo diviso il riso con le verdure e le spezie che non era per niente male devo dire e poi abbiamo preso anche il dolce che è sempre diviso in due che era praticamente un gelato indiano, un gelato tutto strano con una consistenza un po' strana con pistacchio e mandorle. Era la prima volta che mangiavo al ristorante indiano, questo qui è molto carino, se siete di Roma è a via di Francesco di Ripa, San Francesco di Ripa, una cosa del genere, sta vicino Viale Trastevere e non è per niente male, quindi se siete di Roma e amate della cucina insomma etnica particolare è veramente buono, tra l'altro abbiamo speso 15 euro a testa, quindi veramente veramente buono per mangiare bene e quindi ci tornerò sicuramente, magari lo farò provare anche ad altri miei amici o comunque tornerò con loro molto volentieri. E niente, con questa spiegazione gastronomica almeno ho allungato un pochino il vlog, mi dispiace. Però sapete che quando faccio tante cose io fatico a farvele vedere perché mi vivo il momento e quindi perdo la mia dote da vlogger, però insomma almeno vi ho fatto vedere delle cose carine questi giorni. Domani non so neanche quanto riuscirò a vloggare perché andiamo io e mio cugino grande che penso che non abbiate mai visto e vabbè, andiamo a prendere mia sorella e sua cugina che sono state dai miei nonni questa settimana a Sperlonga e infatti avete visto Giulia non c'è in questi vlog perché appunto è stata lì dai nonni e domani andiamo io e mio cugino appunto Jacopo grande a vedere, a prenderle così le riportiamo a Roma e quindi sì, domani mattina facciamo un viaggetto, abbiamo il treno alle 11, andiamo lì, pranziamo con i miei nonni e poi per le 4 torniamo a Roma. E così potrò includere anche Giulia sperando che rallegri un pochino la situazione. Sabato non ho idea di cosa facciamo perché Elvi ha il concerto di Bruce Springsteen quindi sicuramente non la vedrete, quindi non saprei, ancora non vi so dire. E niente ragazzi, io adesso vi lascio perché intanto mi levo il cardigan che c'ho caldo, poi mi vado a struccare, mi metto il pigiama, mi vedo qualcosa, qualche serie, non so, ancora non so, mi metto un po' a leggere, poi vado a dormire perché domattina mi devo svegliare comunque alle 9 e spero che questo vlog vi sia piaciuto, perdonatemi davvero se alcuni erano un po' scarni, però me l'avete chiesto voi di vloggare, io cerco veramente di fare il più possibile, vi mando un bacio gigantesco e a domani, ciao ciao ragazzi. Allora, aggiungo questo pezzetto al vlog molto velocemente perché devo prepararmi per partire.
Devo uscire tra un'ora. Allora, il vlog che avete appena visto, l'avete visto perché ieri l'ho registrato e ci tenevo a farvelo vedere. Oggi è venerdì. Oggi non registrerò il vlog per rispetto delle vittime di Nizza, perché il nostro modo, insomma, di noi che siamo sui social, secondo me, di dare rispetto e di farci sentire in qualche modo è facendo silenzio. Quindi io ho sempre proposto il silenzio in queste occasioni, purtroppo, mi dispiace dire sempre proposto, perché si tratta di più eventi. E io ho sempre proposto il silenzio come risposta, perché no, non c'è nient'altro da fare, non c'è purtroppo nient'altro che possa fare. Io stamattina mi sono svegliata con queste notizie, ho letto in generale le notizie, ho visto il telegiornale, ho saputo che era pieno di bambini e... Scusate. Mi ha distrutto questa cosa. Tra l'altro, volevamo andare a Nizza e quindi potevo esserci io lì in mezzo. E non mi sono pensata come vittima, ma mi sono pensata come spettatrice di queste cose. Scusate, i rumori, ci sono gli operai. Quindi io, per rispetto di questa cosa, oggi non riprenderò e spero che capiate. Ho messo una foto su Instagram per invitarvi a pregare per Nizza insieme a me, e se ci saranno commenti non inerenti a quello che è successo, io li cancellerò. Cioè, se mi scrivete tipo "hai copiato la foto", ragazze, ho preso una foto che mi comunicava qualcosa con la bandiera francese e basta, non ho copiato nessuno, quindi nessun commento "mi segui", nessun commento "mi saluti". Oggi tutte le nostre preghiere, i nostri pensieri devono andare a quelle vittime, devono andare a quei bambini, a quelle famiglie, a quelle persone. Era pieno di italiani, tra l'altro non mi sono informata se ci sono anche vittime italiane, ma in ogni caso i francesi si sono appena ripresi praticamente da quello che è successo a Parigi, neanche un paese già in allarme, già in stato di emergenza dopo gli europei, una cosa del genere sconvolge. Quindi vi invito a pregare con me. E vi invito a riflettere, a fare silenzio anche voi dai social tutto il giorno. E quindi sì, noi ci rivediamo domenica. E niente, un bacio.